Prego, prego. Se ha qualcosa da dire. Ho da dire che penso che dopo 4 partite, gli ho dato tempo di fare altre 4 partite, siamo arrivati a quello di oggi e è una decisione che bisogna prendere. È una brutta decisione che bisogna prendere, perché anche finanziaria è una decisione brutta, di altri 3 stipendi che devo mantenere. È dura da pensare. Però se non ci diamo una mossa qui retrocediamo. Ma perché 3 stipendi, scusi, presi? Beh, quelli che vanno via vogliono stipendio lo stesso. Ok, ma perché 3? Perché va via il primo, il secondo e il direttore sportivo. Io quello che avevo detto l'altra volta, non è che mi sto mangiando, no, però la squadra l'ha fatta lui. Tutti erano forti. Oggi stiamo avendo i buchi, proprio nelle zone che ho detto, guarda che là non stiamo bene, la difesa non mi piace, questa non mi piace, invece loro hanno fatto tutto di testa loro, come il mister. Io ho detto, io Colano lo devi tenere a riposo un paio di giornate, perché io Colano non c'è, è un momento di crisi per lui, un momento che... Invece qui comandano i giocatori, il mister ha paura di comandare, di prendere le sue, non è che Iocolano non serve, Iocolano serve, ma serve che sta bene, riesce a capirmi, serve che deve stare bene però. Sapete... domande per il press? Sì, io ho una domanda. Stiamo restando che è inutile ripeterlo sempre, la città è molto grata alla famiglia di Nuno per tutto quello che ha fatto in questi ultimi anni per il calcio all'Eco, che era un calcio morto di fatto 4 anni fa. Però ecco, personalmente, indipendentemente dalle conoscenze o dalle non conoscenze, uno proprio economicamente fa un calcolo e dice, oggi per esempio ha giocato un ragazzino come Tordini, per esempio, che è stato uno dei migliori in campo e che il cui valore di mercato è passato da 0, quello che l'ha pagato la Calciolecco, a probabilmente una cifra vicina ai 500.000 euro. Lo stesso discorso per Kraja, che oggi non ha giocato e che è comunque uno dei giovani più interessanti finora visti in mediana. E ancora un giocatore come per esempio Enrici, sono tutti giocatori presi da un DS, sicuramente pieno di difetti, però giovane, che ha costruito una squadra che economicamente vale probabilmente di più di quella che è costata. Sì, ma Ricci in difesa, voi credete che sia un dio, ma Ricci non è, a noi la difesa è quello che fa acqua. Signore, la difesa, perché se tu hai una difesa forte e non prendi gol, un gol ogni tanto lo segni. Oggi abbiamo avuto anche il rigore dopo tante partite e non abbiamo vinto neanche se ci danno i rigori. Perché la difesa fa acqua da tutte le parti. E lei mi dice Ricci. No, sì, Ricci è bravo, nessuno sta dicendo che non è bravo, però Ricci è un ragazzo che deve fare ancora strada, deve imparare ancora, perché se era buono... No, ma la considerazione, poi mi interrompo e lascio spazio ai colleghi, la considerazione era più di carattere generale ed economico. Cioè, lei comunque è consapevole di mandar via in questo momento un direttore sportivo che di fatto ha speso 10 e la squadra adesso vale, nei suoi singoli, vale, il valore di mercato è, degli addetti ai lavori è molto superiore rispetto a quello. Va bene, faccia lei. Kraja non è nostro. Kraja non è nostro. Però Tordini, solo Tordini. Tordini abbiamo preso perché è fallito il Novara, se no non lo prendevo. Ho capito, Presidente, però è comunque, eravate primi degli altri. Capito, ma hai fatto un colpo buono, poi il resto hai preso comunque gente che non è che sia al top. Hai preso per capire meglio la vostra posizione. Gente giovane che comunque non è male, può crescere, ma hai preso anche gente di una certa età che non è che stia facendo chissà che cosa. Devi guardare, devi bilanciare i vecchi con i giovani. E se guardi nel complesso non è che sia. Ok. Di chi è scontento allora di, non so, chi tira con i vecchi, se non dei giovani?
i nomi non si fanno, i vecchi in particolare, cioè, sono quelli che dovrebbero in questo momento prendere la squadra sulle spalle e farla svoltare, non ci stanno riuscendo e quindi è colpa di tutti nel complesso. Altre domande? Ha già il nome del sostituto, scusate se... No. No, non l'abbiamo né prezzato, né fatto né deciso, non abbiamo nessun nome. Non è che lo facciamo perché abbiamo avuto un nome o perché cerchiamo un nome, non abbiamo niente. Cercheremo. Anche perché secondo me la squadra manca di fisicità. Quello che io ho preso lui dicendo che voglio una squadra viva, tosta, come ha fatto quelli là che ha fatto 80 metri, è andato in porta e ha segnato. Noi non ce l'abbiamo uno di quei ragazzi là. Non che di quei ragazzi là, non abbiamo nessuno dei nostri giocatori che può fare una cosa del genere. Allora non mi devi dire che io ho preso, ho fatto, ho detto. No. Mi dispiace. Io volevo che ci fosse anche il mister, il secondo e anche il direttore sportivo, perché io con loro mi voglio anche confrontare, però è un confronto che non va più a parlare, discutere. Adesso è arrivato che fra una settimana siamo quasi penultimi e noi non dobbiamo sperare che perdano le altre per rimanere a galla noi. Noi dobbiamo vincere noi. Scusi Press, ma la decisione che quindi prenderete in settimana secondo lei o... No, io la decisione non è che la prendo in settimana. Per me conviene dirglielo subito. Il problema è che io volevo discutere con loro, perché loro devono prendere gli stipendi. La cagata l'hanno fatta loro. E io volevo che loro, in automatico, si sarebbero detto... Non dire che ci mandi via, che ce ne andiamo noi, facciamo un accordo del genere, e loro danno le dimissioni, io non pago gli stipendi, non pago i contributi, sono a posto. Ma loro non lo farebbero mai, perché non sono un uomo di parola quelli là. Quelli sono qua. Quando è che è, sono il Dio onnipotente, adesso non sono nessuno. Quindi lei pensava a una rescissione di consensuale. Ma è l'unica secondo me, perché se qui ci mettiamo a parlare, io la squadra l'ho fatta fare a loro, hanno fatto tutto loro. Io non è che dici che la colpa è tua, che hai voluto quel giocatore. Io non ho voluto nessuno, la colpa è del mister e del direttore sportivo e del secondo, che anche lui se vede che ci sono giocatori, dovrebbe capire. Qui mi sa che capire non capisce niente nessuno. Non c'è più un modo di stringere sta faccenda. È un modo di vedere, di trovare questi soldi, se no io mollo il Lecco. Io mollo il Lecco perché a sto punto, signori, non so cosa fare. Il comune, quattro soldi, io ho tanta gente che avanza i soldi, fatture, fatturine, ma stiamo scherzando, che mi telefonano che vogliono i soldi delle fatture, fatturine, 300, 1000 euro, 2000, 5000, ne ho 150 da pagare. Allora ho detto, come mi arrivano un po' di soldi? Il comune ha detto che ha dei problemi, non so di che problemi ci sono in comune. Ha dei problemi, là ci sono i problemi, ma i problemi adesso vengono a me. E io non voglio fare figura di merda, perché io fino all'altro giorno ho pagato. Posso, Presidente, chiedere? No, fatemi fare una domanda, ma sul... lei ha detto cambiare tre stipendi, eccetera, ma lei sta dicendo anche che ci vuole mezza squadra da rifare, eh? Ha detto, praticamente ha detto questo. Sì, ma adesso come adesso non posso rifare niente. Certo. A dicembre. Se qualcuno a gennaio. Per cui non si preoccupi dei tre stipendi, ne deve cambiare tanti allora. Beh, tanto vediamo, basta azzeccarne due giusti
là bisogna prendere una punta, ne abbiamo 5 di punte, ma una che fa i gol e dei difensori, uno o due che siano veloci, giovani e veloci. Dicevano che Manconi sarebbe arrivato per 20.000 in più. Chi è Manconi? Io quello non... che doveva giocare contro noi oggi. Che è assente però. Che è assente oggi. Quello era il BNF, la punta. Non lo so io, Questo qui io non so neanche chi è. Ci sono tante voci che girano, 20.000. Ecco. Bisogna vedere. Posso, ragazzi? Dai, ecco, Presidente, siccome noi facciamo il nostro lavoro, dobbiamo comunque rendere conto a qualche migliaio di ascoltatori, di lettori. Chiaramente loro vogliono sapere, lei ha detto che non ha ancora nessun nome in mano, però in città circolano nomi di Tacchinardi, di Sannino, di Luciano De Paola. Cosa nessuno, pensi? Nessuno. Devo prendere un allenatore che ha fatto la C. Signori, che ha fatto la C, un allenatore esperto, perché se mi vado a infognare con un allenatore che non ha mai fatto la C, addio, la prendo la squadra, la porto io in Serie D e finisce il discorso. Quindi sarà un esperto comunque. E per forza, non puoi mettere uno che non ha fatto la C, uno che ha fatto la C. Però, scusi Presidente. Di fronte a uno scenario come quello che sta descrivendo lei, è chiaro che dopo però per la scelta arriva andrebbe concordata con un direttore sportivo che se è esonerato questo ce ne vuole un altro che scelga anche lui insieme all'allenatore. Beh sì, però lui ha sbagliato e deve andare via. No, parlo di questo, parlo del fatto che se lei deve prendere un nuovo allenatore ci vuole anche un direttore sportivo che concordi sul nome di quell'allenatore lì. Beh, è normale. Anche perché in C si non si può stare senza direttore sportivo, a meno che ci siano delle cariche che hanno il patentino da dire dagli S, allora va bene. Noi prendiamo un allenatore che ha già fatto la C, allora il patentino ce l'ha per forza. No, parlavo del direttore sportivo. Ah, ma ce n'è una marea. Ce n'è dei tanti succhiasangue. Ce n'è una marea. Qui si vendono per 1.000 euro. Tra comprare un giocatore e un altro, guadagnare 1.000-2.000 euro, si vendono. Questo mi dice un giocatore che doveva arrivare per 20.000 euro. Ma io non so neanche, non è mai stato fatto un nome del genere a me. Cos'è che mi state dicendo? No, e girava il nome di Manconi dell'Albino Refe, che è quello che ha segnato diversi gol l'anno scorso con l'Albino Refe. Ma quello è buono, mi hanno detto oggi. Sì, sì. Che non c'è, e anzi, che è infortunato. Sì, infatti. Vabbè, ma noi... Era circolato delle voci che in fase di mercato sarebbe arrivato, poteva arrivare per una cifra che poi non è stata concordata per 20.000 euro. Ma chi è che l'ha detto? No, c'era, forse non ha capito il prezzo. C'era una differenza fra domanda e offerta di 20.000 euro. Ma non è vero niente. A me non mi è stata fatta nessuna domanda. Sì. Anche perché io vado a risparmio, ma non è che io... Io ho speso l'ultimo giorno per una punta che non stava bene, perché l'ha presa? Lui non lo dice, ma lui mi deve dare una spiegazione. Perché? No, non posso dire più nome, perché qui poi mi vengono a rompere i coglioni tutti i giorni. Io non mi dico più nome di nessuno. Che, signore, da 50 a 60... 10.000 euro si trovano, però sei con una persona giovane e che ha voglia di giocare. Qui abbiamo fatto il raccoglio, sembra l'ospedale di Niguarda, insieme a me, no, Niguarda è troppo grande, diciamo il Galeazzi, di quale abbiamo un direttore generale del Galeazzi, che poi fanno le zanzanelle tutte e due, uno parla male dell'altro, uno non voglio mai, poi tutti parlano male di me come solito, Sta parlando di Maiolo? Io sto parlando in generale. Il direttore generale Maiolo? Il direttore generale Maiolo non è nessuna carica per adesso, mai avuto una carica, è una carica simbolica, non è un direttore generale. Il direttore generale è uno che ha una carica e simbolica dalla Lega, che è il direttore sportivo. Ma lui resta?
Sì. Ma io? Dove lo mando? Lui potrebbe tornare di nuovo al Galeazzi, ma però io qualche persona devo pure avere qua. Non posso mandare via tutti. Se no, se troviamo uno domani mattina che mi dà 3, 4, 500.000, gli do la squadra e se la gestisce lui. Non è che vorrei 2 miliardi, eh. Fino al Padova eravamo buoni, cosa è successo? Ah, me lo chiede a me, lo devo chiedere a loro quando vengono. Anzi, fino al gol del Renate. Anzi, bravo, sì, fino al gol di Masini. Sì, era secondo in classifica, fino a 6. Cos'è cambiato? Non lo so. Devi chiedere a loro cos'è cambiato. Ma lei ha parlato della tua opinione, del presidente? No, io non ne ho opinione. Opinione che la squadra si è fermata. E basta, da un momento all'altro la squadra si è fermata, è ferma. Tuttora è ferma. Altre domande? Vai. Sì, una roba un po' più pratica, nel senso, quanto tempo ha intenzione per individuare le nuove cariche? Già in settimana ha intenzione di ufficializzare i nuovi ruoli? Non lo so, perché la squadra si deve allenare. Il preparatore, ho detto che non lo mando via, il preparatore rimane, pure che c'è un problema, il preparatore rimane a preparare la squadra. Poi pensiamo per venerdì o anche prima di trovare, anche perché i giocatori sono questi, non è che li possiamo cambiare. O volete che rimangano tutti e tre, io li faccio rimanere, però datemi voi un'idea vostra, cosa pensate? Facciamo una votazione. Scusa, allora a sto punto è giusto, no? Se volete facciamo una votazione, chi li vuole e chi non li vuole, perché non mi devo prendere tutta io la responsabilità e voi scrivete e basta. Dite, per me va bene, io ti dico ok, per me va bene, ok, non c'è problema. Ma se lei non crede in loro, io siamo sempre le solite, no? Non è che non credo, io voglio il risultato. A me di loro non me ne frega un cazzo, io voglio il risultato. Oggi sembrava che lo portavamo a casa. Noi ogni palla che si fa, che va in difesa, prendiamo un gol. Mi sai dire il perché? Il portiere l'ha parata, poi è andato in mezzo, un altro ha preso la palla e l'ha buttata dentro. Come mai a noi non succede questo? Datemi voi una spiegazione. Scusi, patron, che impatto pensa potrà avere cambiare così radicalmente lo staff tecnico sulla squadra a novembre? Non lo so, come faccio a sapere? So quello che tu mi hai fatto la domanda, io te la rifaccio a te. Non so niente, come faccio a sapere? Che impatto ci può essere? Non lo so, ci può essere ottimo o negativo, positivo. Bisogna vedere come la prendono, perché se i giocatori si mettono contro, perché questo fa 6 ore al giorno di televisione, ma 6 ore al giorno di televisione a vedere le partite non vuol dire stare in campo a macinare. No, perché 2 settimane fa Merli Sara in conferenza stampa aveva detto espressamente che la squadra era con l'allenatore, quindi è per quello che chiedevo che la squadra era con l'allenatore. Se la squadra è con l'allenatore, allora stiamo con l'allenatore. Pagano loro allenatore qua, perché a me non mi interessa. Non mi interessa più la squadra. Se poi Merli Sala è un capitano, prende lo stipendio, deve stare anche zitto. Se lui non sta bene, dà le dimissioni, lui può dare dimissioni e va via. Salvatore, sono in conferenza stampa, per favore. Ci sono altre domande? Sì, no, quindi ripropongo un attimo. Nella pratica, settimana prossima, chi ci sarà in panchina? Io. Ma lei non può. Ma lei non ha altro problema. Non fa niente. Cioè, io vado come... Un attimo.
vado come, mi vado come dirigente e la squadra esce già di qua e va in campo. O troviamo qualche uno di 90 anni che c'ha il patentino e me lo porto dietro. Non è che ci vuole chissà che cosa, eh. E la squadra da domani chi l'allena questa settimana? Ti ho detto che c'è il preparatore atletico, non va via. Io parlerò col preparatore atletico a dire che la squadra non che comincia martedì ad allenarsi solo il pomeriggio, perché la mattina lui è a Vicenza, poi arriva da Vicenza, qua e là e Ballevare. Qui ci sono i problemi adesso, non a Vicenza. Ci sono qua i problemi. Lui ha una famiglia là, ha ragione. E allora vai a stare di là, trovi una squadra là vicino. Qui mancano. Come arriva il lunedì? Si fa 4 ore di televisione. Vedi come gioca questo, vedi come gioca questo. Ma chi è questo? Ah, questo è quello. Questo è il lavoro che fanno qua. Il martedì. Il mercoledì fa il doppio, ma non lo so, dice lui, loro. Io non vengo mai a vedere. Fa il doppio. Il giovedì fa la mattina, il pomeriggio, la notte, non lo so. Il problema è che i giocatori, anche lui stesso, deve capire che i giocatori devono ruotare. Non puoi mettere un giocatore perché è il numero uno e in forma. Trova, c'hai tanti ragazzi qua, prendi anche quelli della primavera, provi qualcuno che ti può interessare. No, qui si va sempre sul sicuro, e sul sicuro adesso gli stanno facendo le sgambette. E questi sono i problemi, non è che sono altre le cose. A me mi dispiace, non credete che a me non mi dispiace come dispiace a voi, dispiace alla squadra, dispiace a tutti, perché abbiamo preso un allenatore detto dalla gente in gamba, molto preparato. Però mi sa che a me non sembra molto preparato. Beh, i risultati adesso gli danno torto. I risultati gli danno torto. Sei partito e non vinciamo. Vabbè, però diciamo lo danno come preparato, però io non so più cosa dire. Certo, proprio se vogliamo gli ultimi risultati, Presidente, è all'evidenza. Se siamo qua a fare questo discorso, certo, c'è un problema. Non pensa Pres che le sue dichiarazioni dopo Lecco Renate abbiano messo troppa tensione su questa squadra? Che significa Lecca Renate? Ha detto che insomma bisognava vincere o se no li avrebbe cacciati tutti. No, calma, io non ho mai detto una cosa del genere su Lecca Renate. No, non dopo le Virtus Verona, Virtus Verona è perché era già la partita che loro dovevano vincere, per forza. Invece adesso si va a vedere che il campionato non è che loro non è che sono gli ultimi in classifica, che va a finire che io ho torto e loro hanno ragione. Loro possono avere ragioni, perché il campionato quest'anno non si capisce più un cazzo, non si capisce più niente. Ognuno ci senti che il Trento, poi cosa hanno fatto le squadre? Ci sono dei risultati che all'infinita. Lo sappiamo, può darsi che le squadre, andando avanti, quelle che erano deboli si sono rinforzate, ma come? Con la mente e con... E oggi sono più forti di noi. Trento ha pareggiato con la Triestina, Ha pareggiato 1-1 a Trieste. Legnago ha vinto con la Provercelli. Lei ha perso in casa con la Quaggi, evidentemente. Verona ha pareggiato con la Trial Pisano. Vabbè, è chiaro che lei ha perso fiducia, per cui è inutile continuare in questo senso. La Prosesto ha perso col Mantua. Però non pensa che la squadra sia anche costruita a immagine e somiglianza di Fracchiolla e Zironelli? Edi? Di Fracchiolla e di Zironelli. Chi è Zironelli? Mister. Ah.
Non penso che non mi ricordi neanche come si chiama, per dirti. Non lo so. La squadra l'ha fatta Fracchiolla. Le colpe per me sono sue. Questo è buono, questo è buono, questo è buono e questo è buono. E il Signore lo sa, che lui era sempre qua, o qua o non qua, ma lui con Fracchiolla si parlava un po' più spesso di me. Io Fracchiolla lo sentivo quando lo mandavo a chiamare. Ma oggi come oggi non è fatta la squadra al posto di Fracchiolla, al posto di quello, al posto di quello. La squadra è fatta in questo modo. Non si possono andare a prendere giocatori che hanno problemi. Giocatori che hanno problemi. Ok? Dice, ma poi si mettono a posto. Sì, ma quando? Quando? Noi oggi come oggi, datemi voi, chi mettereste in difesa? Che non c'è nessuno, noi non abbiamo uomini in difesa. Allora io da presidente mi vado a vedere la Juniores, come là c'erano dei ragazzi del 60, del 2005 che giocavano, quello che ha segnato due gol, un 2003, vedrei anche nella nostra primavera se ce n'è qualcuno da portarlo subito a vedere di fare, perché io penso che ci saranno anche ragazzi alti, robusti, e vedi di rinforzare la difesa. Invece qui mi sa che io ce la prendevo con quello dell'anno scorso che era contrario ai giovani. Questo non è contrario, è a favore dei giovani, ma sempre dei soliti giovani. Non è che li gira, vede un po' di qua, vede un po' di là, vede così, si fa le... Lui dice che tutti i giovedì fa la con la primavera, è vero o non è vero? La partita. Intanto lo fa. Allora, ma lui li vede? Io non li vedo. È tutto là il discorso. Grazie. Consapevole che la situazione è delicata e dovrà essere una persona di grande equilibrio, perché veramente sono d'accordo con lei quando dice che Dio non voglia si potrebbe anche rischiare la retrocessione. Io? No, in generale, da adesso in avanti, perché è un campionato complicato, perché l'Eco adesso è medio bassa classifica. È al nono posto in questo momento. No, no, è in metà classifica, ed un attimo. Appunto su tutte lì. Secondo me quello che dice è sbagliato, c'è più vita. No, nel senso è delicata la scelta, io intendevo dire questo, è delicata adesso la scelta. Ma noi adesso l'altro giorno eravamo in terzo e quarto. Quando l'altro giorno? Dimmi quando. Qualche domenica fa. Quanti? Cioè, secondo me stiamo facendo... Quattro domeniche fa o cinque domeniche fa? Sono sei partite, non facciamo più. E allora, sono sei partite che non fai più. Sei ne hai vinte qualcuno e sei che non fai più punti. Allora, come si fa? Continuiamo così? Va bene, continuiamo così. Pattazzi ha detto che si continua così. Ok. Signore, lui è il direttore, è il presidente onorario e rispettiamo questo. Perché secondo me adesso ribaltare tutto in questo momento mi sembra una cosa che ci tagliamo le braccia. E che quello che ci si aspetta è una svolta, che però non viene fatta. Non la bacchetta magica non c'è, non parlo della bacchetta magica, io parlo di una svolta caratteriale. Nel secondo tempo siamo entrati molto meglio del primo, no, anche sui nervi, sulla reazione. Poi però sono cose che... Se bastava quel ragazzo che prendeva per la mano. Ogni palla in attivo è un gol, ogni palla in attivo è un gol. Sì. Calcio d'angolo, ogni punizione è un gol. Questo è vero, è verissimo. Qualche cambio sbagliato l'ha fatto. Però... Poi all'ultimo minuto, è chiaro che se lo butta giù ti danno anche il cartellino rosso, ma tanto non stai giocando, lo butti giù e basta. Beh, signori, io vi dico una cosa. Secondo me, Presidente, scusa, poi non parlo più. Speriamo che non muoia l'ospedale a martedì. Secondo me, dare la possibilità di altre partite ancora. Se cambiano le cose, cambiano. Se non cambiano. No, io non ne do più partite. Io se domani... Presidente, sei già deciso? No, non ho deciso, ma se domani trovo l'allenatore che mi piace,
lo prendo e gli dico: già, il direttore sportivo se ne può già andare, non me ne frega un cazzo, lui può già andare, il secondo anche, e il mister, che loro il secondo l'avevano messo per coprire la faccia della società, perché era un uomo nostro, questo fatto dal direttore sportivo. Ma chi cazzo è l'uomo nostro? Ma quanti uomini nostri sono qui dentro? Qui sono tutti uomini nostri pagati da me. No, cazzo. Uomini nostri non prendono soldi, devono stare giù e non prendere soldi. Lo fanno per la società. Qui per la società non fa un cazzo nessuno, I soldi li devo mettere sempre io. Quanto ti costa questa società, Presidente? Ah, non lo so, fai tu i conti tra tutto quello che mi costa. Non ho la minima idea, se non ti chiederei. Io so che gli anni scorsi mi è costato 4 milioni. Quest'anno non so, dite voi, se vogliamo fallire o se vogliamo retrocedere, lasciamo così. Però dopo non mi chiedete più niente, né di cambiare e né di non cambiare. O si fa una discussione una volta, io due volte, tre volte non le faccio più. Basta, decidete, prendetevi una settimana di tempo e poi mi mandate un sms, sì o no. Perché siamo alla vigilia di una partita a Trento che non sarà semplicissima. Ma là vai giù a perdere e basta. Però adesso, quindi a Trento c'è una possibilità che Zironelli sia ancora l'allenatore dell'Ecco? Non lo so, e se qua vi ho messo in votazione una discussione per questa settimana. L'esonero democratico sembra la prima volta che si vede. Ma non lo so, metta in difficoltà. È ufficiale la cosa o ufficiosa la Zironelli? Non lo paghiamo noi, per cui. Allora, il direttore generale. Domani vengono in ditta, si discute e poi si farà. Quindi non, non è ancora deciso. No, è già praticamente deciso. Però essendo che lui dice aspettiamo, vediamo ancora, vediamo quando sarà. Io quindi, ti dico che i tifosi domani mattina che sentono che non sono cacciati quei tre, viene fuori un macello. Ma anche perché, come diceva lei, ci può essere una rescissione consensuale se uno la propone, oppure sono delle dimissioni, oppure c'è un esonero, sono tre le cose. O esondero, o ti dimetti te, o facciamo una rescissione sessuale consensuale. Esiste solo quando donne, sessuale esiste solo quando donne. Non mica tanto, perché le rescissioni consensuali esistono anche nel calcio. Sì, però loro non lo fanno mai. Perché dicono: io come faccio a mantenere la mia famiglia? E io come faccio a fare qua? Consensuale. Come faccio? Allora li devi pagare lo stesso. Una domanda, ma se fosse finita 2-1 come si stava incanalando la partita, avrebbe fatto queste esternazioni stasera? No, no. No, scusi, eravamo quinti. Certo, a 20 punti eravamo. Allora. Cosa faccio? Oggi per oggi l'hanno voluta loro. Che poi non è che ci gioca il mister, I giocatori sono giocatori che il mister comanda a giocare, ma i giocatori non è lui che va in campo, È tutto là. Vabbè, io penso di aver finito. Vi ringrazio a tutti e vi farò sapere. Quindi aspettiamo comunque una comunicazione ufficiale scritta. Sì, Fracchiolla no. 100% via, Zironelli 90% via. Non c'è né un 90, né un 50, né un 30. Se va avanti così. Se va avanti così, che lui ha detto diamo Fiducia Battazza, può darsi che da Fiducia Battazza. Un attimo, anche perché non parlo mai. Qualcosina per la calcio d'Ecco facciamo più qualcosina. Certo. Continuate a stressare il presidente di Apadilla. Va bene, tanto è chiaro, signor Angelo, è chiaro. Aspetta, eventuali comunicazioni per la giornata. La decisione è sua, amica mia. Certo. Lui è il patrone. Io poi sono una comunicazione. Passerà tutto tramite la detto stampa comunicata. Voglio dire una cosa, l'importante è che se il presidente non mi ha ancora detto, perché al 100%, magari al 99% fa come dice. Aspettate un attimo.
che però vuol dire passare tutti l'organo della società, no? Ok, va bene. Grazie dal punto di vista poi.